Diciamo che io mi sono laureata in scienze dell'educazione e indirizzo insegnamento, perché fondamentalmente insomma, ho sempre amato insegnare, sin da quando ero piccina, nonostante insomma, i membri della famiglia, insegnanti, nonché diciamo, i miei professori del liceo insomma, dicessero non farlo, non farlo, la strada lunga e difficile, invece io ho voluto continuare insomma, comunque il mio desiderio, inseguire questo. Diciamo questo desiderio che avevo e mi sono laureata, però insomma purtroppo la cosa è un po' diciamo cambiata nel momento in cui sono arrivata diciamo alla fine del percorso di studio, in quanto hanno tolto diciamo la SIXI, che è la scuola per l'abilitazione all'insegnamento, e quindi mi hanno impedito di prendere l'abilitazione. Automaticamente ci sono stati un paio di anni di fermo, fino a quando insomma l'anno scorso insomma, la ministra Gelmini non ha tirato fuori insomma questo tirocinio formativo di un anno, che però siamo ancora work in progress perché ancora non è ben definito il tutto. Mi sono ritrovata alla fine ad entrare nella dimensione aziendale, però prima ho fatto un'esperienza nel comune di Napoli, quindi prima ho visto un po' la pubblica amministrazione, ho visto un po'. Cioè, è stata una bella esperienza perché ho fatto il progetto Fixo, che sicuramente insomma, è abbastanza conosciuto un po' in tutta Italia. Comunque è stata la prima esperienza proprio, quindi il primo progetto, ed è stata una bella cosa, insomma. Fino a che poi praticamente insomma, è finita, che era un'esperienza di 4 mesi, e mi sono ritrovata a lavorare in un ente di formazione come progettista di corsi di formazione professionale. Un'esperienza interessante, insomma, che mi ha un po', diciamo, mi sono un po' sperimentata, insomma, perché comunque sia nella progettazione. E nello stesso tempo ho visto un po' come funziona sia un ente privato, ma soprattutto come diciamo, funziona la formazione professionale e diciamo, tutto quello che è comunque legato alla Regione Campania e ai finanziamenti della Regione Campania. Ho visto le enormi difficoltà diciamo, nell'avere i finanziamenti della Regione, e quindi ti trovi a vivere un senso di frustrazione perché comunque tu lavori, dai, ti impegni e poi magari non sei remunerato a sufficienza. Un concorso all'università, ho preso un assegno di ricerca di un anno all'università Partenope presso il centro linguistico, dove ho fatto tutt'altra esperienza perché mi sono trovata praticamente a organizzare insieme a delle colleghe diciamo esperte di lingue insomma un laboratorio teatrale in lingua per gli studenti dell'Ateneo. Abbiamo poi fatto uno spettacolo finale, è stata una cosa molto diciamo interessante perché ho toccato un'altra sfera poi della mia vita, che è quella teatrale insomma un po' artistica che ho, e quindi ho messo in pratica insomma una serie di altre competenze che possedevo e che comunque insomma diciamo si sono concretizzate in questo lavoro. Però come al solito anche questo è finito, e fino a che arriviamo quindi all'estate scorsa, dove praticamente conclusosi verso marzo-aprile il lavoro all'università, ho lavorato praticamente per 2 o 3 mesi presso una piccola società di consulenza aziendale al centro direzionale di alcuni colleghi insomma con cui avevo instaurato un buon rapporto anche lavorativo, e quindi ho collaborato un po' con loro. Poi adesso insomma siamo in fase diciamo di ricerca ulteriore. Un grossissimo dislivello, perché qualitativamente insomma almeno quello che io ho garantito è stato sempre insomma ho cercato almeno di garantire diciamo un lavoro di qualità, naturalmente con i miei limiti, acquisendo anche diciamo work in progress appunto, imparando e allo stesso tempo mettendo fuori curriculum le mie competenze che possedevo e che magari non avevo ancora ben tirato fuori perché magari mi ero trovata in altri contesti. Però da un punto di vista poi di remunerazione, di contratto, cioè i contratti sono sempre fatti, però magari non hai i soldi, cioè la cosa questa è la cosa, a parte il contesto universitario è diverso perché lì insomma l'istituzione universitaria essendo più forte non c'è niente da fare, insomma lì è tutto diverso. Insomma. Invece quando si è trattato poi di lavori diciamo con i fondi sempre regionali però l'ente privato, praticamente io ho tanti contratti e insomma ancora io devo avere dei soldi. Da questo perché la risposta è la Regione Campania ancora insomma ci deve pagare, ancora ci deve dare il saldo, sono bloccati i fondi, questo e quell'altro, insomma risposte varie e vaghe, perché poi insomma ed ecco che praticamente si è fermata la situazione.